Però questo è un costo per noi, per me amministratore sta
nel vero senso della parola, perché io non ho fatto niente per 2 settimane, cioè ho fatto l'assessorato un mese, né più che né meno. Scusami. Perché io sono tenuta a portarlo fuori, è diverso se invece lo spazzino viene, mi bussa e lo prende nel mio andò. Però io non lo posso tenere, scusate, mi devo concludere, perché non è possibile tenere l'umido nell'andrò. Qua a via Principe di Piemonte non abbiamo messo ancora i catenacci, la ditta forse è venuta solo stamattina, però una settimana se la sono vista loro, però tu hai visto, non si poteva entrare. Qui non ce l'ha, c'ha l'androne sulla strada. Però una cosa che è il conduttore sul marciapiede, o il conduttore misto vicino al tecnico, perché io lo allontano. L'avrebbero lasciato, l'ho spostato, l'ho messo all'interno del contenitore aspettando il giorno della raccolta. Ma questa è per la preoccupazione, questa è per la preoccupazione. Però non è un compito nostro. Perfetto. Però questo non è un compito nostro. Ma per questo bisogna fare in modo che eventualmente, come diceva prima Pasquale Buccia, la videosorveglianza, io avevo dicendo, c'è già una telecamera, non so se funziona. Non funziona. Ma bisogna tenerla, cioè bisogna aumentare eventualmente questa videosorveglianza sul territorio. Per quanto riguarda le telecamere, ma bisogna aumentare anche la sorveglianza dei vigili ambientali che la devono fare. Però la devono fare di sera!